professore, benvenuto ancora una volta qui su 5 Stelle Sardegna al canale 11 del Digitale Terrestre con il suo TG Tour, caro professore. È vero. Anche perché mi dicono tante persone che stanno guardando 5 Stelle Sardegna canale 11, ma soprattutto il TG Tour. È un tripudio, ragazzi. Anche noi siamo contenti perché abbiamo assistito a questa nuotata fantastica di Peppe Grillo dalla Calabria alla Sicilia. Non si vedevano queste cose ai tempi di Mao. Beh, io però la trovo un po' kitsch, dai. Così. Io sono, come posso dire, anche perché avendo un'età veneranda, sì, mi sono visto Mao Zedong. È vero. Tanto tempo fa. È anche una dimostrazione, insomma, un mostrare i muscoli a questa categoria di politici moderni che sono una pasta di mammalucchi, giusto? Io li manderei dove? Al confine. Al confine. Attenzione signori, 20 secondi di pubblicità, poi questo ed altro nella edizione del venerdì del TG Tour, a frappè. Per mantenere i livelli di rendimento iniziale, gli impianti fotovoltaici hanno necessità di manutenzione e pulizia costante. Lisa Service di Flavio Trincas è lo specialista nella pulizia di impianti fotovoltaici. Aumenta la resa del tuo impianto anche del 30%. Lisa Service di Flavio Trincas. Non soffriamo di vertigini. Insomma, siamo sempre noi qua. Sempre noi, caro professore. Continuo a scusarmi con le mie ammiratrici per la condizione della mia capigliatura. La sua zanza. Ricresceranno. Attenzione ragazzi, Formigoni resiste. Ma che dimissioni, ma quando mai? Anche subito dopo l'arresto del suo assessore, Formigoni resiste, dice no me ne vado perché me ne devo andare, e tutto si va tutta tra luce e vino, l'unico scemo che se ne deve andare sono io, ma quando mai? Lei professore come la vede? Lo facciamo nuotare? Beh, certamente io veramente li manderei al confine. O al confino, anche perché diciamo ce l'ha tutta. A Lipari, ma anche Filicuda, ma anche tante altre isolette. È vero. E soprattutto anche perché poi dopo veramente noi vediamo una classe politica che si rimpingua le tasche con i soldi nostri. È vero. Andiamo avanti, vediamo anche Renzi e i suoi problemi con i jet privati anche in Calabria. Man mano che scorriamo le notizie, ricordiamo anche che la Merkel si è presentata in Grecia con la stessa maglietta verde pisello come il nostro croma che abbiamo alle nostre spalle, ma che voi non potete vedere, anzi ve lo facciamo vedere un attimo. Eccolo qua, di questo colore era la maglietta della nostra Merkel, a spregio dei sentimenti greci, che era la maglietta che indossava il giorno che la Germania ha defenestrato la Grecia ai mondiali. Però ecco, io voglio anche ricordare che da parte dei greci hanno fatto queste manifestazioni di carattere sociale in tutta la Grecia, dove poi hanno bruciato bandiere naziste, perciò ecco, la ritengono erede veramente dei nazisti di epoca passata. Esatto, ricordiamo ovviamente la bandiera nazista non è quella tedesca, questo qui hanno d'onore del su vero, ci sono dei galantuomini anche in Germania e io ne conosco alcuni, bravissimi. Cagliari, autista di scuolabus, e questa è una nottaccia veramente bruttissima, io spero che insomma in qualche modo abbia di che scagionarsi. Un autista dello scuolabus davanti ai bambini scaglia un cane che si era infiltrato nel pulmino dal finestrino, dopodiché lo prancia col mezzo. È una notizia incredibile, è finita anche nel Corriere della Sera. Non si sa se l'ha pranciato, se l'ha investito volontariamente o se la povera bestiola poi torna indietro. Sai, nel tentativo di risalire sul pullman e via. Lei pensi se fosse stato, che ne so, un Pinocchio che si era però trasformato. Però a me era capitato un cagnolino che se ne è infilato, era proprio un barboncino abbandonato nella mia macchina. Terribile, sì. E l'ha prenciato, no, non credo. Per niente. Gli abbiamo fatto presente che non potevo ospitarlo. Vabbè, povera, come si chiamava? Barboncino. Gino il Barboncino. Prima situazione di contributo esterno da parte della nostra meravigliosa e quanto gradevole, quanto bravissima professionale, tutto Valentina Liga. Tutto dedicato a lei, perché ci ha chiesto, mandatemi in onda queste cose, se no è troppo tardi. Ecco qua, te le mandiamo in onda a Valentino. Sì. Valentina, il primo servizio riguarda cosa, caro professor Pini? Beh, riguarda certamente la mostra del maestro. La mostra del maestro. Ermanno Leinardi, ad un anno, se non sbaglio. Ecco, in omaggio all'artista venuto a mancare qualche anno fa in Pinacoteca a Cagliari, vediamo questa spettacolare mostra di questo artista che fu alfiere dell'arte moderna.
Oggi il TG Tour ha fatto visita alla Pinacoteca Nazionale di Cagliari. Alla mia sinistra la dottoressa Marcella Serreri, direttrice della Pinacoteca stessa, e alla mia destra la dottoressa Lucia Puzzu. Siamo qui per parlare della mostra di Ermanno Leinardi, un percorso che avete seguito insieme. Esatto, la proposta è partita dall'Ermea, e qui è rappresentata dalla dottoressa Puzzu, con l'idea di portare Ermanno Leinardi qui in Pinacoteca Nazionale, ovviamente proposta che è stata accolta immediatamente, in quanto nell'età in cui abbiamo frequentato l'università, Ermanno Leinardi era una figura di spicco nella nostra nuova storia dell'arte in Sardegna e anche a livello internazionale. Per cui questo affetto e questo piacere di poterlo riavere qui tra noi tramite la sua opera è stata accolta immediatamente e positivamente. Ecco, il fatto che siano state scelte solo determinate opere e quindi non tutta la collezione che riguarda i Leinardi non è un caso? No, non è un caso. La scelta è legata al fatto che appunto le opere provengono da una parte dal Museo di Arte Contemporanea di Caserta e una parte sono state gentilmente prestate appunto da dei collezionisti privati. Questa mostra, non a caso, il titolo è Omaggio a Ermanno Leinardi, perché vuole essere proprio questo. In questo contesto spettacolare della Pinacoteca Nazionale vuole essere proprio un omaggio a questo grandissimo maestro che ha portato Caserta, prima di tutto, in tutte le città d'Europa. Cosa significa ospitare le opere del Leinardi in un palcoscenico così suggestivo come quello della Pinacoteca Nazionale a Cagliari? Riportare le opere del maestro nella sua terra natale, in Sardegna, cosa significa per la terra sarda? La sua ricerca così raffinata attraverso il segno ovviamente ha segnato delle tappe importanti anche nell'evoluzione culturale del nostro territorio. Per cui averlo qui in Pinacoteca è stato un appuntamento, diciamo, che segna anche un po' le tappe di questa attività informativa di questo istituto, di questa Pinacoteca Nazionale. E avere per questo breve arco di tempo la sua presenza è chiaro che contraddistingue anche una qualità delle scelte, degli interventi e delle comunicazioni da dare al pubblico. Ermanno Leinardi entra praticamente da maestro, da grande maestro in queste sale e la sua presenza, nonostante il numero delle opere sia contenuta, è coerente. Tutte le opere segnano un passaggio, segnano un principio, una maturità dell'artista fino ad arrivare a questa grande tela. Questa mostra cosa trasmette dell'Ermanno Leinardi persona? Ermanno Leinardi fa rotolare questo suo elemento circolare in un universo d'arte, di pensiero. Ecco, questo è quello a cui noi teniamo principalmente. I risultati estetici poi sono sotto i nostri occhi. Per cui c'è un Ermanno Leinardi profondo e un Ermanno Leinardi, direi quasi esteriore e bellissimo. Due parole sull'elemento ovale che poi si è evoluto, è arrivato, insomma, inizialmente era semplicemente rotondeggiante, poi si è arrivati a una vera e propria O, possiamo definirla così. Esattamente, siamo arrivati a questo elemento circolare che rotola, come vi ho detto, in questo spazio infinito per percepire poi una forma forse più finita nella O intesa come origine. Per cui un corpo così ancora incerto nel suo posizionamento, nel tempo diventa invece una O ben distinta, per cui un corpo che è partecipativo. Ecco. Una mostra che è stata organizzata con l'ausilio di Ermea. Cosa significa per Ermea portare qui in Pinacoteca una mostra come questa? Significa un raggiungimento di un obiettivo importante, un obiettivo che è nato un anno fa e significa appunto dar vita e anche dar corpo e dare voce anche a maestri di tale portata e di tale livello che se non
se non vengono appunto debitamente esposti e trovare soprattutto anche il favore delle persone che si lavora in sinergia, rischiano di cadere nell'oblio. Andiamo avanti, intervista ad Arianna Accorte, mi spieghi sì, un pochino di cosa si che tratta. Sarebbe l'organizzatrice di Homeland Sardinia, che è stata veramente sì, stata professore, ripeto nel un pochino. Homeland Sardinia, okay, è stata l'organizzatrice del turisport e soprattutto dove ci si è visto di tutto e di più, perciò dalla letteratura alla zumba, alla enogastronomia, anche a, io mi sono anche distillato, anche mi sono degustato il famoso Canonau. Favolo. Perciò una grande organizzatrice, Arianna Accorte. Vediamolo. Fiera, siamo al Turisport, il Turisport 2012, alla mia sinistra Arianna Accorte, titolare di Homeland Sardinia. Anche Homeland Sardinia era presente qui al Turisport 2012. Sì, intanto vi ringrazio per questa intervista e siamo presenti al Turisport anche quest'anno, anche l'anno scorso con un padiglione solo dedicato al turismo enogastronomico, mentre quest'anno invece abbiamo fatto un po' delle innovazioni. Essendo al Turisport abbiamo pensato di inserire anche fitness e arti marziali soprattutto di nicchia, quindi qualcosa che magari non si trovava negli altri padiglioni. Abbiamo fatto un contenitore che abbiamo scherzosamente definito fritto misto, però diciamo sempre che sfidiamo chiunque a dire che il fritto misto non sia gustoso. Esattamente, il fritto misto piace a tutti e piace a tutte le generazioni, piace ai bambini, agli adulti e anche agli over 60. Assolutamente. Qual è il segreto di attirare tutte queste persone? Ma secondo me è proprio creare un prodotto, come dicevi tu, che sia fruibile da persone di tutte le età, quindi che attiri sia i bambini che i giovani e anche le persone di una certa età che magari sono più interessate a degustare un buon prodotto tipico, a vedere una bella scultura, un pezzo fatto a mano, e invece poi magari mettere delle cose, degli spettacoli e della musica. Ci sono qua gli Alma Mediterranea, un gruppo piuttosto famoso qua in Sardegna, che ci hanno deliziato con la loro voce, e poi abbiamo anche i ragazzi della Zumba che fanno uno spettacolo che attira moltissimo anche i giovani e i bambini. Quindi secondo me bisogna cercare di creare un prodotto che sia fruibile da più, anche perché Turisport vengono tante persone di tutte le età. Homeland Sardinia è attivissima in questa iniziativa. Questa iniziativa cosa significa per la Sardegna? Turisport in generale per la Sardegna secondo me è una manifestazione molto importante a cui tra l'altro bisognerebbe dare maggiore rilevanza e organizzarla con più largo anticipo e quindi farla anche molto meglio. Perché si potrebbe fare, è una bella manifestazione e siamo contenti, però si potrebbe fare molto di più, quindi speriamo che per le prossime edizioni potremo inserire anche delle novità. Tu che hai aderito anche a precedenti iniziative qui al Turisport, comunque già da quest'anno è cresciuta come iniziativa? È cresciuta come iniziativa assolutamente rispetto magari a degli anni passati, anche se ha avuto un po' degli sbalzi, c'è stato un periodo di tempo in cui Turisport si è interrotto e poi è ripreso un po' in sordina, adesso si sta riprendendo, ecco, infatti anche il pubblico ha gradito e nonostante consideriamo anche il periodo di crisi economica che non è da sottovalutare, c'è stata una bella partecipazione. L'anno scorso ci sono state 30.000 presenze, quest'anno ancora non lo sappiamo, ma io credo che più o meno si equivalgano. Sono passati gli Alma Mediterranea che fanno gli scemi, adesso lo dico anche al microfono, ok? Così pensano che non si dica niente, invece lo facciamo sapere in giro. Si dice, questo pezzo lo lasceremo all'interno dell'intervista. Due parole sull'attività che adesso sta spopolando, Zumba. Sì, la Zumba è la mania del momento e quindi anche noi l'abbiamo inserita giustamente. Devo dire che gli istruttori che sono presenti in questo padiglione sono molto 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 preparati, sono tutti ballerini che poi si sono specializzati anche nella Zumba e la cosa bella secondo me di questa attività, che poi alla fine è una sorta di ballo frenetico, è il modo in cui loro sono in grado di coinvolgere la gente, quindi farla muovere, farla ballare e farle fare attività fisica anche a chi magari attività fisica non è abituato a farne, con diciamo questa scusa del ballo. Allora chiudiamo insieme con un saluto alla Zumba, come lo faresti? Un saluto, ma non lo so, perché loro fanno tutti questi movimenti un po' così, però io non sono brava come loro, io faccio arti marziali, quindi magari potrei fare qualcosa di diverso. Ci fai un saluto all'arte marziale? Sì, allora un saluto all'arte marziale, allora. Bene, fatto. Allora insieme restituiamo la linea al TG Tour. Un saluto all'arte marziale, lo facciamo insieme. Grazie.
Professore, il gossip è il nostro momento. E nel gossip oggi ci mettiamo una notizia che sembrerebbe non di gossip, invece secondo me lo è. Guerra ai tagli, cappellacci da napolitano. Intervenga o l'isola si allontanerà dall'Italia. Ma lei ci crede? Professore! Ma lei ci crede? No! Pure assolutamente, io. Non ci crede neanche lui, guardi, ve lo facciamo vedere sì, mentre lo dice. Ma cappellacci poi, Oh, cappellacci, ma sono cose, ma no, dai. Secondo me un governatore della nostra Repubblica Italiana non si doveva neppure parlare. Parliamo di culto, professore. Parliamo di... Ecco qua, questo è il gossip che ci piace vedere. E questo ecco, è multimedia. Ricordiamo, come si chiama questa? Allora, il relax della Cheerleaders Miami Dolphins. Ma sarebbero quelle ragazzine che ai bordi del bravissimo, campo. Che per esempio durante la partita a Isa Arenas. Così? Sì. Ma come ci va? Uno va a vedere il Cagliari e queste qui incominciano a parlare Isa Arenas. Ma fa l'evoluzione combattere, mi hanno detto di tutto e di più, di tutto che si mettono a saltare, fantastiche cheerleaders. Ricordiamo il loro relax, diciamo, si tiene in questa località del Wyoming. Sì, che però ne potete trovare anche Isa Arenas, esatto, del Cagliari, esatto. Oh, andiamo avanti col gossip che oggi è abbastanza pudicco. Però non ci manca, per esempio, una Elisabetta Canalis, madrina di Magic Halloween, avevamo anche già lanciato l'altro giorno. Sì, mentre invece abbiamo la velina inguaiata dagli scatti hot. Facciamo vedere queste foto che la inchiodano alla sua responsabilità. Anche lei vedo che è abbastanza contrita, la possiamo pentita. Esatto, eccola qua, vede. Ecco, qui si vede la discesa dell'anca che porta alle terga della nostra calcaterra. Caro professor Piri, se lei avesse la calcaterra fra le mani, cosa farebbe? Si complimenterebbe? Beh, insomma, gli chiedere il perché, il per come, però dai, diciamocela tutta, è una cara ragazza, ecco, qui si dimostra nella sua interezza, integrità, ecco senza veli. Opla, facciamo abbassare un pochino l'immagine. E con questo abbiamo chiuso questo venerdì Tour, sperando di essere sempre stati all'altezza delle vostre aspettative. Approfittiamo, caro professor Pino, per ringraziare tutti questi nostri corregionali che ci seguono su 5 Stelle Sardegna e che ci seguono anche sul web, incredibile, io non ci avrei mai scommesso. Ma anche su Twitter! Su Twitter, su Facebook, su YouTube, su tutti i social networks, tutti i giorni c'è moltissima gente che si connette con il nostro prodotto che si chiama TGTour. Io quando ho iniziato a fare questa cosa qua, dietro consiglio del nostro alfiere, il grande professor Pini, non ci avrei scommesso 100 lire, invece oggi mi devo ricredere. Grazie professore, l'anno prossimo ci compriamo il Ferrari. A domani! Ma no, ciao a tutti!